c'è stato un momento in cui io mi sono coperta d'oro, no? Io sono arrivata vestita tutta di nero, sembravo quasi una donna in lutto, perché dicevo un po' sinistra, sì, un po' sinistra, ma perché ancora dovevo partorire l'opera? Nel momento in cui l'opera prendeva forma e quindi diventava qualcosa di vivo, di vissuto, a quel punto la gioia dell'artista quando riesce a creare, quando riesce a partorire un'opera. E quindi quel tessuto d'oro, quasi come a rappresentare la coperta per dire bene, ho fatto il mio, ho partorito l'opera e adesso posso tranquillamente riposare. Se non che poi mi sono svegliata, no? Perché? Perché ho sentito le spade, il muoversi delle spade di questi maestri di spada coreana e lì mi hanno regalato nuovamente un'energia per riniziare nuovamente a dipingere. Veramente bello, mi sento emozionante, proprio bello. Piacere di vederti, grazie. A vederlo di nuovo. Ecco, queste sono le pennellate con la spada, avete visto come il colore viene tirato con la spada anziché col pennello. E indubbiamente, non che il pennello non lo faccia, ma la spada lascia veramente tanta ispirazione nel far cadere il colore in maniera più emotiva che pensate. La prima volta che vedete dei quadri dipinti, incisi con la spada, vero? Poi l'opera finale è esposta qui, la galleria l'ha lasciata qui, è allo stand 44. Allo stand 44 la potete vedere, la potete avvicinarvi, potete vedere nei particolari come si presenta. Ecco, questa è la chiusura e io adesso vi faccio sentire il testo, le parole di ordine di questa performance. Esplorazione, diventa ed inventa il tuo divenire. Posso io, artista che ho sempre usato un pennello, antico strumento di meditazione e interazione con l'arte, usare un'arma e donare ad essa un nuovo uso al fine che possa essere e divenire ciò che l'umano immaginando sogna. Un'arma per meditare e l'arte per colpire e divenire quello che non è mai stato in essere.